Lisa. Presentato questa mattina il secondo bando del progetto Ciba Park, un'iniziativa del CIRA a sostegno delle piccole e medie imprese. Il progetto rivolto alle imprese campane e laziali del settore aerospaziale, delle telecomunicazioni e dell'informatica ha come obiettivo quello di aumentare la competitività del comparto industriale italiano e in particolare nel sud Italia. Stamane la presentazione dell'iniziativa presso la Facoltà di Ingegneria della Federico II, alla presenza del presidente del CIRA, Sergio Vastarella, del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Gaetano Cola, del presidente della Confapi Campania, Dario Scalella, e degli assessori Armato e Cozzolino. Ai nostri microfoni Carlo Russo, responsabile del progetto Ciba Park, fa un consuntivo della prima parte del lavoro svolto fin oggi. Fondamentalmente il CIRA adesso non è più solo leader nel campo della ricerca aerospaziale, in ultimo l'esperimento dell'USV, ma diventa motore di sviluppo del tessuto economico collegato al mondo aerospaziale, quindi mira ad aggregare piccole e medie imprese. Infatti nel secondo bando abbiamo non solo lo sviluppo di idee di impresa o progetti di imprese, ma anche la possibilità del cosiddetto progetto competitivo, ovvero la capacità di aggregare piccole e medie imprese per poter competere sui mercati internazionali. Cinque finora le PMI che risposta al primo bando hanno già ottenuto il supporto e il finanziamento delle proposte di progetti presentati. Il secondo bando invece presenterà alcune novità, a cominciare da una maggiore dotazione finanziaria. Infatti la Regione Campania ha già deciso di finanziare il nuovo progetto, come sottolinea l'assessore Andrea Cozzolino. Stiamo lavorando perché con i fondi comunitari una parte importante delle risorse dei prossimi anni saranno risorse utilizzate per combinare una dotazione finanziaria considerevole, diciamo, parliamo di centinaia di milioni di euro per incrementare la nostra ricerca, la nostra innovazione in questa regione. Soddisfatta anche l'assessore alla ricerca scientifica della Regione Campania, Teresa Armato, che sul progetto afferma. Significa mettere in atto strategie e finanziamenti, strategie amministrative e politiche e finanziamenti diciamo consistenti. Noi lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo come Regione Campania. Per quello che mi riguarda, io ho già finanziato il CIRA l'anno scorso per uno studio di fattibilità su l'aerospazio. Il mio collega Cozzolino ha individuato modalità di intervento a favore delle imprese dell'aerospazio. Insieme realizzeremo un'azione del POR 2007-2013 che riguarda proprio la realizzazione di un polo sull'aerospazio.